È un libro molto intimo, molto personale, e allora non mi veniva di mandarlo nudo e crudo e indifeso e senza un qualcosa che lo proteggesse, che lo accompagnasse. Per cui mi è venuto di fare questa cosa che è strana, perché poi io l'editore, questo editor lo conosco, glielo potevo dire per telefono, e invece siamo amici. E invece mi è sembrato che dovevo dirglielo in maniera silenziosa e per iscritto, quello che c'è scritto lì. Certe volte bisogna fare il buio attorno a noi e dentro di noi, e bisogna fare silenzio per sentire ciò che non si potrebbe sentire in mezzo al frastuono e alla luce accecante di questi anni. Quindi quel desiderio di sparire risponde a un desiderio personale, intimo, del protagonista di quella storia, ma anche dello scrittore che la stava scrivendo, che sentiva il bisogno di scrivere un libro dove stavo nel buio, nel silenzio e vicino a ciò che è assoluto, che certe volte bisogna andarlo a cercare nel buio e non nella luce. Ma l'avvicinamento tra l'adulto e il bambino nel libro è molto lento, ci mette molto tempo arrivare, deve appunto attraversare un sentiero pieno di rovi, dove ci sono le volpi, gli animali, e anche quando raggiunge il bambino lo tiene fuori dalla porta, ci mette del tempo ad entrare, ci mette del tempo a parlare, a avere confidenza con lui, e solo alla fine, nelle ultime righe, i due personaggi si toccano, si danno la mano. Sì, forse volevo dire che per arrivare a un incontro così intimo, così profondo, con se stessi, in ultima analisi, bisogna attraversare delle zone buie, rischiose, difficili della propria vita, perché bisogna scavare molto molto nel profondo per arrivare alla nostra anima. Quindi ho camminato dentro questa solitudine di questo posto con questo cane da combattimento dietro le spalle per più di mezz'ora, e solo dopo mi sono accorto che aveva le gambe spezzate, rovinate. Quindi a me mi si è offerta dalla mia esperienza, però mi rendo conto che questa figura nel libro vuol dire molto, perché accoglie il protagonista e gli dice, lo riconosce, gli dice: guarda che tu sei ferito come me, no? E accoglie anche il lettore e gli dice: guarda che tu stai entrando in una zona di trauma. Credo che certe volte non bisogna accontentarsi della narrazione solamente realistica, perché a volte il solo realismo ci fa vedere l'apparenza, la superficie delle cose, non ci fa vedere quello che c'è nel profondo, ci fa vedere quello che si vede dentro lo specchio, no? A me in questo libro interessava rompere lo specchio e vedere cosa c'era dietro questo specchio, e quindi sto su un filo di rasoio tra il realistico e la possibilità anche fantastica, no? E della favola. No? Perché se no, se io stavo solo sul realistico, non riuscivo a dire le cose che ho cercato di dire in quel libro lì. Ma no, non è una parentesi, è una porticina. È una porticina che mi permette di affacciarmi sull'abisso. E questo è un libro piccolo che ho scritto assieme a altri due libri brevi. Uno si intitola Fable d'amour, l'altro si intitola Gli incendiati, Les incendiés, credo si dica. E mentre scrivevo un libro molto grosso di 1000 pagine che uscirà fra un mese in Italia, e con quei libri lì io sono andato vicino vicino a quello di cui parlo nel libro.
E poi forse avevo bisogno, nel momento che scrivevo un libro così grosso, di fare una cosa piccola, come un musicista del passato scriveva una sinfonia, scriveva una messa, però poi aveva bisogno di fare una sonata, un quartetto, no? Per riversare il proprio cuore in una maniera più veloce e cercare di arrivare anche al cuore, all'animo del lettore, in una maniera breve, semplice e diretta. Mi ha fatto piacere, mi ha stupito molto, perché questo è un libro molto intimo e molto segreto. Quindi non pensavo che toccasse così i lettori, pensavo che fosse l'ultimo tipo di libro che potesse arrivare al pubblico. E invece si vede che, proprio perché è intimo e segreto, tocca delle zone intime e segrete dentro il lettore, no? Anche il lettore porta dentro di sé un bambino, no? Che magari ha dovuto uccidere per poter diventare adulto, no? E in questo libro si racconta questo incontro estremo, no? Dell'adulto con se stesso bambino. Forse questa cosa qui ha toccato il lettore. E io sono molto contento in Francia di essere arrivato proprio attraverso questa porticina piccola e buia di questo libro. C'è dentro di noi c'è una ferita, dentro tutte le persone, no? E allora se raggiungi quella ferita, forse raggiungi anche la ferita che c'è dentro le persone, anche se parlano un'altra lingua, anche se vivono in un altro paese, no? E quindi sono stupito e contento, insomma, che questo libro così segreto abbia toccato l'animo dei lettori francesi.